Perché la gente ora ha necessità per curarsi, ora ha necessità per ristrutturare, ora ha necessità per aiutare i propri figli. Dietro la vertenza della Banca Agricola Popolare di Ragusa vi sono anche dei casi umani. Molti azionisti non sono speculatori, ma persone, molte delle quali oggi anziane, che pensavano di poter mettere al sicuro i propri risparmi. A dimostrazione di ciò basta vedere l'età media delle persone presenti all'assemblea tenutasi 2 giorni fa a Modica. Tanti i racconti di clienti della banca che si sono recati presso l'istituto convinti di poter avere indietro i soldi, magari con una bella rendita, e invece si sono visti rispondere picche, perché quelle sottoscritte erano azioni che oggi la banca dice di non poter riacquistare e che non si possono nemmeno vendere perché proposte sul mercato ad un prezzo più alto di ciò che in realtà valgono. Un signore, ad esempio, aveva chiesto i soldi per sostenere il matrimonio di uno dei figli. Quando ha capito di non poterli prendere, ha chiesto un prestito mettendo in garanzia proprio quel gruzzoletto, ma nemmeno questo gli è servito. Altri li hanno chiesto per curarsi, altri ancora hanno cercato rassicurazioni almeno in caso di decesso. Gli hanno detto che gli davano subito in caso di E decesso. invece è andata come? Gli hanno detto che uno dei primi, quando sarà? Quindi è ancora più grave. Sono migliaia gli azionisti sul piede di guerra. E adesso che la battaglia è cominciata, sono pronti a tutto, come ha spiegato ieri Salvatore Errando, a capo del Comitato Spontaneo Azionisti Banca Agricola Popolare di Ragusa, ospite al Fatto del Giorno. Quando il cittadino si recava alla banca e parlava con il direttore o con il responsabile della banca, gli dicevo: io ho questi risparmi, che devo fare? Siccome mi necessitano, quindi io voglio evitare problematiche, che devo fare? Allora gli veniva assicurato che poteva acquistare le azioni. Nel momento in cui gli necessitava una somma, andava in banca, faceva la richiesta e entro 3-4 giorni la banca riacquistava le proprie azioni e restituiva quello che era necessario al cittadino. Oggi purtroppo non è così.